perché solo se vi sono dirigenti che si danno da fare, che vogliono portare avanti la pratica sportiva, potremmo avere in ambito nazionale, mi riferisco a tutti gli sport, probabilità che ci sia il successo, ma soprattutto ci siano squadre, ci siano sodalizi, ci siano persone che possano far sopravvivere lo sport, altrimenti non c'è modo. Allora, tu diventi parte attiva di una società quando hai voglia, secondo me, di metterti in gioco, perché fondamentalmente arrivi che non hai un'idea di cosa sei chiamato a fare, ti dicono sì, dai, c'è da dare una mano, ti abbiamo visto disponibile, e questo, diciamo, è il gap che ti frega inizialmente. Poi l'ambiente normalmente è buono, ti fai coinvolgere, sei attivo, sei propositivo, e vedi che quello che fai alla fine è utile per far crescere un movimento.